Buona domenica e benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruria. Sono 48 gli over 80 che oggi sono vaccinati al centro affari di Arezzo dai medici di famiglia con il vaccino Pfizer. L'obiettivo che i medici contano di rispettare è quello di vaccinare con prima dose gli over 80 entro il 25 aprile. Era ora, dicono gli anziani presenti. Il centro affari per questa domenica diventa il centro dove si vaccinano gli over 80. Quante persone dovete vaccinare? Questa mattina abbiamo da vaccinare 48 pazienti. Senta, dottoressa, è stato difficile per voi che avete dato la disponibilità a vaccinare con un vaccino che arrivava e non arrivava? No, allora diciamo che la difficoltà è stata nelle prime 2 o 3 settimane l'arrivo delle dosi. Però noi sinceramente siamo stati molto, molto felici di avere gli over 80, perché gli over 80 comportano un'organizzazione particolare. La maggior parte di loro devono essere accompagnati, quindi ci vuole un contatto con il caregiver e comunque noi abbiamo potuto garantire una vaccinazione di prossimità, perché le abbiamo fatte nei nostri ambulatori, abbiamo iniziato le vaccinazioni anche domiciliari e quindi diciamo che l'organizzazione è andata bene. Inoltre voi avete una specie di deadline con il presidente Giani. Noi abbiamo l'impegno di concludere le prime dosi entro il 25 di aprile. Credo che in tutta la sud-est, dalle notizie che ho io, dovremmo arrivare tranquilli, tranquilli. Ho lasciato tranquillamente, anzi, stavo brontolando un po' fra me, volevo anche telefonare, volevo venire qui al centro vaccini a fare una reclame, perché gli ottantenni devono essere vaccinati almeno dai primi di gennaio. Invece Invece siamo primi. sono arrivati a maggio. Arrivi a singhiozzi delle dosi vaccinali di Pfizer e Moderna. Questo alla base degli errori della regione nella vaccinazione in ritardo per anziani e fragili, lo afferma Lucia De Robertis con la consapevolezza che ora il ritmo giusto è stato preso. Parliamo con Lucia De Roberti, Presidente di Commissione. Senta, la Regione Toscana si è trovata al centro di molte critiche. Oggi qui al centro affari, a cosa è dovuta la sua presenza? Per dire grazie agli operatori che stamani, pur essendo domenica, sono qua a vaccinare, a dare supporto a quei medici di base che per mille motivi sono rimasti un po' indietro rispetto alla vaccinazione degli oltre ottantenni e per verificare che quello che noi pensiamo debba essere fatto venga fatto nel rispetto delle persone, della sicurezza di tutto quanto. Presidente Gianni si è un po' arrabbiato anche con la stampa quando gli vengono fatte domande sugli avvocati o su altre categorie che non dovevano essere magari vaccinate per prima. Io non nego il fatto che probabilmente nella concitazione, anche nell'isteria dell'organizzazione, guardate che organizzare un sistema complesso come questo, sapendo o non sapendo che ti arrivano i vaccini, di che tipo di vaccini ti arrivano, se possono essere fatti. Tu hai organizzato per farlo sotto i 55 anni, poi ti dicono che AstraZeneca lo puoi fare sopra, poi ora ci dicono che non può essere fatto sotto i 60 nelle donne, cioè è un po' complicato in questo senso. Poi metti che anche là possono essere stati fatti degli errori. Ora la Regione ha preso un bel ritmo, gli over 80 entro il 25 saranno tutti vaccinati almeno con la prima dose, stiamo lavorando con i vulnerabili, poi arriveranno le categorie. Certo è che siamo la regione molto avanti sulla vaccinazione, per esempio, del personale scolastico, quindi domani i ragazzi potranno andare a scuola in sicurezza. Sorpresi con un quantitativo di soldi di cui non hanno saputo spiegare la provenienza, Ferrarese e Torinese a processo. Un anno e 4 mesi e 400 euro di multa messa alla prova per il complice per il caso dei 227.500 euro nascosti in un doppio fondo della Golf con targa tedesca sulla quale viaggiavano, scoperti poi dalla polizia stradale della sottosezione di Battifolle, 3 anni fa 2 persone. Davanti al giudice Ada Grignani e al PM Bernardo Albergotti sono comparsi un 75enne ferrarese con numerosi precedenti ed un 43enne torinese incensurato, gli stessi che viaggiavano insieme e che furono sorpresi dagli agenti lungo il tratto aretino dell'autosole e arrestati. Ai due furono anche ritrovati ulteriori 10.000 euro, sempre senza spiegazione. In tribunale ad Arezzo il processo
si è concluso con la condanna per il 75enne e la messa alla prova per il 43enne. Il denaro è stato confiscato. Il segretario provinciale della CGIL, Alessandro Mugnai, esamina la situazione dopo gli incendi nelle zone industriali di Via Valiani a Levane, elogiato il patron di Prada per l'aiuto alla Valentino. Guardia alta, il segretario provinciale della CGIL Alessandro Mugnai rilancia l'azione del sindacato dopo i fatti di Levane e sulla situazione che si è creata dopo gli incendi di Via Valiani la posizione di Mugnai è netta. Per noi c'è un evidente sospetto riguardo la relazione e non la casualità dei due incendi. Vorremmo sbagliare, se non sbagliamo, siamo certi di non sbagliare. Appena il sospetto diventa un attimo più concreto, insomma, per un atto doloso, bisogna subito dare una risposta forte, generale, in particolar modo e immediata. Cioè, questo deve essere fuori discussione, non può essere soltanto un problema che rimane in mano all'imprenditore di turno o ai sindacati. In maniera assoluta vi deve essere una reazione fin da ora, dico, dobbiamo subito mobilitarci, non aspettare che le indagini si concludano. In vista del 1° maggio, Mugnai non esclude un presidio simbolico proprio nella zona che ha interessato gli incendi, iniziativa che assumerebbe un significato particolare. Nel 2014, si ricorderà, la CGIL dette un segnale forte nel palazzo della provincia dicendo che dalla criminalità organizzata nessuno era indenne. Ecco, e questo voglio dire, ribadisco, io sto già dando definizioni, ma riconosco, mi sto buttando in là. Siamo per ora al sospetto, gli inquirenti devono comunque sia indagare, ma non ci giriamo intorno, il problema esiste. Infiltrazioni di attività criminali, su questo tema il Consiglio Comunale di Cortona ha approvato una mozione presentata dalla maggioranza. Il Comune di Cortona ha approvato all'unanimità la mozione che si impegna a contrastare le infiltrazioni di attività criminale nel territorio. La mozione ha trovato concorde tutto il Consiglio. Le fragilità messe in luce dalla crisi pandemica, come emerso dal report della Direzione Investigativa Antimafia, che riguarda il territorio toscano e in particolare quello aretino, sono le possibili infiltrazioni nei settori legati alla domanda pubblica e quindi più adatti al riciclaggio. Era necessario perché ce lo chiedono le istituzioni. In un momento particolare come questo di pandemia ma anche di crisi economica c'è bisogno di alzare le antenne. Dobbiamo tutelare i territori, Cortona in primis ha detto no a ogni infiltrazione mafiosa, peraltro ci siamo mossi anche nel recente passato quando ci sono state delle interdittive nel comune, appunto in alcune aziende, e ci siamo mossi subito perché vogliamo mantenere il comune che da sempre è un comune libero e quindi da noi la mafia non attaccherà facilmente. Ringrazio il capogruppo Lega Lucia Gubetti per aver presentato questa mozione molto importante, firmata alla sua presentazione da tutti i gruppi consigliari di maggioranza, poi votata all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale, che ringrazio. Agguerito dal malocchio, Fabrizio Corona è stato ospite di Barbara D'Urso più volte. Alessio De Canini Lucchese è un medium molto noto. Ora inizia una nuova avventura con la nostra emittente. Inizia una nuova rubrica, una nuova preziosa collaborazione per Teletruria, anche perché il personaggio che abbiamo davanti è un personaggio molto noto, Alessio De Canini. Tu sei salito anche agli onori della cronaca per alcuni casi con personaggi molto famosi. Abbiamo l'onore di averti qui per una nuova collaborazione. Allora, inizia questa avventura. Diciamo che sì, sono molto contento di questa nuova collaborazione appunto con questa bellissima emittente televisiva aretina, Teletruria, e appunto spero che comunque sia un preludio positivo, insomma, ecco, che ci siano situazioni positive. Mi sono trovato molto bene con tutte le persone appunto che lavorano con lo staff, che lavora per Teletruria,
e quindi insomma io sono positivo. Senti, facciamo un attimo, ovviamente un'intervista da TG per presentare la rubrica, però sugli oroscopi c'è sempre tanta curiosità. Vediamo, tra l'altro abbiamo lo scenario proprio giusto. C'è così un segno che sarà più fortunato nei prossimi giorni? Assolutamente sì. E posso anche dire che comunque in maniera tranquilla è il segno del Capricorno. Il segno del Capricorno è un segno comunque che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, comunque avrà delle situazioni positive, degli sviluppi buoni, soprattutto a livello lavorativo. Per i single, incontri nuovi a livello sentimentale. Dimmi la verità, in chiusura, lo sapevi che il nostro direttore è del Capricorno? No, non lo sapevo, perché l'ho appena incontrato, insomma, prima di fare questa intervista. La terra e le rocce da scavo derivanti dai cantieri del consorzio di bonifica andranno nella discarica di Podere Rota. È stato firmato l'accordo tra consorzio e società XAI SPA proprietaria dell'impianto. Un patto per la gestione dei sedimenti con l'impegno del comune di Terranuova, è stato raggiunto l'accordo tra il consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno e la società XAI SPA. Quali sono i termini esattamente di questo accordo? Il consorzio di bonifica porterà a Podere Rota i sedimenti che verranno rimossi dai corsi d'acqua. Questa è un'attività molto importante per garantire il regolare deflusso delle acque. C'è un problema di carattere generale. Sappiamo che è in corso una inchiesta pubblica sulla discarica di Podere Rota. Da questo punto di vista, la tempistica che avete scelto era l'unica possibile? Purtroppo noi abbiamo necessità di aprire cantieri nel territorio e cercavamo con forza e con determinazione delle risposte. Noi abbiamo necessità assolutamente di aprire i cantieri e quindi una volta che c'è stata la possibilità di firmare l'accordo lo abbiamo fatto, seppur la tempistica capiamo che non è felice. L'accordo prevede il conferimento presso il nostro impianto fino a 15.000 metri cubi di terreno che potrà essere o un sottoprodotto oppure un rifiuto. Noi ci aspettiamo in maggior parte sottoprodotto. Tutto il materiale verrà utilizzato al recupero e riciclaggio, quindi per le attività ingegneristiche, quindi copertura giornaliera e copertura definitiva delle parti già esaurite della discarica. Architetto, queste discussioni che ci sono in questo periodo vi lasciano tranquilli? Stiamo partecipando a questa inchiesta pubblica nella più totale trasparenza, cercando di portare le nostre ragioni e quindi le motivazioni del nostro progetto e di affrontare tutte le tematiche dell'impatto ambientale. C'è tempo fino al 5 maggio per partecipare al bando per la produzione teatrale affidata ai più giovani, un'idea partita da Officine della Cultura e non solo. Nuove idee anche per quanto riguarda il teatro dei ragazzi con un bando attivo, che si chiama Bugs e che interessa tutta la Toscana. Officine della Cultura sta cercando di proporre qualcosa anche per i più giovani. Sì, è un bando che abbiamo aperto grazie all'articolo 43 che sono dei finanziamenti ministeriali e abbiamo dato a disposizione delle compagnie di tutta la Toscana e non solo, quindi di tutta Italia, insieme a altre compagnie invece della Toscana, quindi siamo Officine della Cultura, Antestrasse, Officine Papage, Straligut Teatro e Pilar Ternera, quindi tutta la Toscana, e diamo dei finanziamenti circa 8.000 euro per fare una residenza digitale, cioè venire nei luoghi, nei nostri luoghi a registrare degli spettacoli che andranno in digitale per la fascia di età tra gli 11 e 16 anni, quindi è una nuova scoperta il digitale nel teatro e speriamo con questa occasione di poter far partecipare le compagnie, farle vivere un pochino il loro mestiere e far vedere gli spettacoli ai ragazzi. Come e dove è possibile iscriversi per partecipare? È possibile scaricare il bando su www.ilsonar.it e lì ci saranno tutte le indicazioni, la scadenza che è a fine maggio e la possibilità di appunto stare dai 15 ai 30 giorni nelle nostre sedi teatrali per registrare lo spettacolo. Questa sera su Teletruria, subito dopo il nostro telegiornale, ci sarà domenica sport, fatti, risultati e personaggi del weekend sportivo con Luigi Alberti. Farà seguito 9:10 con l'intervista all'ex portiere dell'Arezzo anni 80, Pino Pellicanò. Al termine la differita dell'incontro di calcio Arezzo vs Pesaro, valido per il campionato di Serie C Girone B con il commento di Andrea Lorentini. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e arrivederci. Arrivederci più tardi.